Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi darò qualche spunto per i vostri pranzetti, cene, colazioni e snack. E partiamo subito dalla colazione. Anche quest'oggi ho preparato un ciambellone. È la stessa ricetta di un vecchio video What I Eat in a Day che vi ho fatto già vedere. Ed è la ciambella all'acqua, solo che questa volta l'ho fatta variegata. Questa ciambella si può fare veramente in tantissimi modi, quindi vi lascio qui sia il video dove vi ho fatto vedere il procedimento e vi lascio anche la ricetta di quest'ultimo. Semplicemente cambia la quantità di cacao, quello era tutto al cacao, invece questo è variegato, però la struttura è la stessa. E non può ovviamente mancare anche una buona tazza di caffè la mattina. Per pranzo invece ho preparato queste orecchiette con rucola, pomodorini e salsiccia, facilissima e veloce da fare. Tagliate i pomodorini a pezzetti, più o meno 4 pomodorini in base a quante persone siete, insomma. Mettete un po' di aglio e olio nella padella, lo fate soffriggere, ci mettete la salsiccia tagliata a tocchetti. Potete anche aggiungere un po' di pepe o peperoncino, mettiamo anche il prezzemolo, i pomodorini, la rucola, la facciamo cuocere un pochettino, dopodiché spegniamo il fuoco, cuociamo la pasta e la mettiamo ad amalgamarsi appunto al nostro condimento. Il nostro primo è pronto, semplicissima e velocissima, specialmente con la pasta fresca che si cuoce in un attimo. E io da pugliese ovviamente non potevo non mangiare le orecchiette di mia mamma. Come snack avevo un po' di crema pasticcera avanzata del giorno prima, quindi ho tagliato le fragole e ho fatto un vero e proprio tiramisù alle fragole. Anche questo super 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 facile da fare. Se non avete la crema pasticcera potete utilizzare la panna oppure la crema al mascarpone. Tagliate le fragole, le mettete in una ciotolina con del limone e dello zucchero a piacere, la quantità, vedete voi se le volete meno dolci o più dolci. Le lasciate un'oretta a macerare, dopodiché prendete i savoiardi, li tagliate in base al bicchiere, potete anche utilizzare una teglia e fare un vero e proprio tiramisù. E ci mettete prima di tutto le fragole con più succo, in modo tale che il savoiardo possa appunto assorbire tutto il succo delle fragole. Poi ci mettete la crema pasticcera e continuate così via dicendo in base ai vostri gusti. E avrete sia uno snack che potete gustare magari il pomeriggio, oppure un dessert per una cena romantica, visto che si avvicina San Valentino, ecco, potrebbe essere un buon dolce dopo cena. Per cena invece, molto velocemente, ho cotto delle polpettine che avevo in padella con semplicemente un po' di olio, le ho sfumate con un po' di vino, le ho fatte cuocere, le ho accompagnate con del purè di patate che io faccio con il Bimby, perché chi ha il Bimby sa che viene un purè strepitoso, è buonissimo, cremoso, compatto, buono buono buono, veramente ottimo, da provare. Se l'avete, se non l'avete, mi dispiace, mi dispiace, dovete comprarvi il Bimby solamente per il purè di patate, secondo me. Niente ragazzi, allora questo era il mio What I Eat in a Day, spero tanto di avervi dato qualche idea in più. Come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale se siete nuove e di seguirmi sul mio Instagram. Vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!